Buongiorno signore e benvenuto alla parte numero 29 della nostra guida Pokémon Platino. Sono sempre io, Mira Mister Andrea. Allora, continuiamo questa guida Pokémon Platino. Allora, nella scorsa volta avevo battuto tutti gli allenatori e rotto con le palle di neve. Adesso possiamo battere Bianca, la capo palestra, e dedicarci la nostra penultima medaglia. Allora, cominciamo in bello. Subito battiamo Sneasel, livello, sarà livello 47, il nostro Infernape. Protafuoco, terremoto, mi va KO. Stavando Staraptor, una zuppa e va KO. Lui perciò sul zuppa va KO. A Bomasnow lascia sempre Staraptor, cioè zuffa, resta con 1-2, Idropulsar, un'altra zuffa, lui si è ricaricato tale, confuso, mi colpisco da solo, grandine. Confuso col zuffa, rimango sempre 5 con 5-6 PS. Staraptor va KO. Adesso mando Luxray. Uso Fulmidente, non ha effetto. Sono Sgranocchio, va KO a Bomasnow. Frostlass lascia sempre Luxray. Ultimo Pokémon. Uso Sgranocchio, fallisce. Lei usa ancora. Lo Sgranocchio rimane con poco. Rimango con 5 PS, sono buono e vado KO. Adesso mando Gavite, mossa super azzardata. Lui usa buono e va KO. Ecco. Uso Glisseon. Lei usa palla ombra. Uso Morso, un'altra palla ombra. Fallisce Morso. Psichico adesso con 1, Morso. Palla ombra e vado KO. Ultimo Pokémon contro l'ultimo Pokémon, amici. Sgranocchio fallisce, palla ombra, resto a metà, Sgranocchio, vinco. Abbiamo vinto la nostra penultima medaglia, amici. Penultima medaglia. E riceviamo la medaglia di ghiacciolo da Bianca. Possiamo usare anche Scaloccio fuori dalla lotta. E ci dà l'MT72 che mi viene Slavina. Più il Pokémon è danneggiato, più la mossa raddoppia. Bene, finalmente abbiamo battuto la nostra penultima medaglia. Vi faccio vedere. Ma voi non lo potete vedere che è lo schermo touchscreen, però tutte le medaglie, amici, ne mancano una, quella di Corrado, no, di Corrado, del Pokémon tipo elettro. Dei Pokémon tipo elettro. Bene, curiamo la nostra squadra. Vedete, tutti 45, tranne Infernape 47, Drifter 41. Allora, adesso dobbiamo andare a salvare il nostro amico Fred dalla Corguzia. Serve Bidoof. Dobbiamo depositare Glisseon. Bene. La bici, no, non la posso usare. Qua c'erano due strade. La prima è questa. Ah, io devo prima imparare la mossa. L'MT 72, Scalaroccia, Abilufo. Io non è capace. Ma scusatemi, però adesso devo ritornare al centro Pokémon. Scusate, devo passare. Non lo sapevo che non era capace. Vediamo che è capace. Non sono Scaloccio, Scaloccio mi serve. Però per adesso. Vediamo. Gligar. Vediamo Gligar, se è capace. Nemmeno Gligar. Adesso io non so chi impararla proprio. Vediamo Porygon, ma non credo proprio. Vediamo Togepi, ma mi sa che lo dovrò imparare un Pokémon perché non è capace.
Mi sa che lo dovrò imparare a... Vabbè, non lo imparo... Drapion. No. Non so chi impararlo inizia. Porion, però... Un miracolo se li impara, per favore. Imparo a davai però gli cade tutto cosa cacciargli 90 Glisson non lo impara. Drapion non credo. Ah, Drapion è capace di imparare Drapion, va benissimo. Impara Drapion gli caccia via le onde. Finalmente è diventato un Pokémon degno. Finalmente possiamo andare. Lo scaroccio. Premo terropano per far evolvere un determinato aspetto di Pokémon. Adesso qua l'altra è entrata. Bene, adesso qua vediamo Walter che perde contro l'ultima capo, l'ultimo capo dell'ultima galassia, una femmina però. Adesso Walter perde, sta piagnucolando. Adesso il capo dice di andare va alla sede, alla propria sede, a Rupepoli, e noi li seguiamo. Finalmente abbandoniamo questa neve e ci andiamo a Rupepoli. Ecco, caroccio, io prima salgo qua e prendiamo questa gonfieroma, non è utile però. Bene, possiamo veramente usare la bici. Andiamo con questo qua, ragazzi, sono dietro, non qua, andiamo prima qui sopra e parliamo con questa, qua ci dovrebbe essere, parliamo con questa recluta. Ci darà adesso viene la bell'occhio e dice che ha la dopo chiave per aprire qua tutte con le porte chiuse e dice di incontrarci al deposito del Team Galassia. Ne andiamo. Questo edificio con i palloncini, dopo i palloncini. Bene. Finalmente clic, la pesca. Scendo sotto, lui non perde nessuna recluta. Trova la Nero Piera. Fa evolvere Malcro e Matcro. Andiamo qui, con il sistema che sarebbe la dopo chiave. Andiamo qui. Mettiamo prima Raptor. Usiamo aereo assalto. È confuso. Qua dovete allenare bene la vostra squadra che i Pokémon saranno tutti a livello 40 superiore. Quindi allenate bene la vostra squadra. Io uso Fulmidenti. Vedete che sta Raptor è subito KO. Metto Luxray primo. Possiamo continuare. Qua troviamo. Si trovano molti oggetti come zingo per poi rivenderli. Poi oggetti buoni, MT, come l'MT77 se non mi sbaglio.
Ondor, Formidendi, KO. Ecco, Marculo con l'andreno piede se lo vera in Munchcrow. Almeno super efficace. E abbiamo vinto. Allora qua andiamo sopra. Non spieghiamo con la replica, qua andiamo avanti. Avrà un solo un Glemia che con un Fumidente lo mando KO. E se la replica 40 Luxray. Sto mando Kavite. Andiamo qui, dove era un oggetto, una MT quando non schippa, come vi avevo detto. Andiamo qui. Andiamo qui, saliamo qui sopra, andiamo qui, si troverà un oggetto molto utile. Saltiamo questo scienziato. Dubbio disco, se per rovere Porygon, in Porygon Z. Qua adesso recluta. Rembellito di fango bomba. E qua la cala chiave. Servirà per aprire tutte queste porte chiuse. Vedete? È utilissimo, senza di quella non potremmo andare avanti nel gioco. Saltiamo sempre quello scienziato. Andiamo avanti, dobbiamo andare qui sopra. Un solo dragatigli. Prova un dragartini KO, uso sbiga attacco, dragartini KO. Qua scusa un secondo ma... Ah, sto ricordando una cosa. Qua lasciamo questa recusa. Non la speriamo. Qua dobbiamo attivare la forza. Con Dragatigli. Beh, allora, non sono Dragatigli, KO. Andiamo, un altro recluta, questa recluta pazza. Grazie alla gala chiave possiamo passare. E troviamo questo soggetto. E metti 21 frustagione. Bene, adesso dobbiamo uscire definitivamente da questo rifugio per andare alla vera e propria sede centrale. Per fare i gatti gli spacca tutti, ammazza tutti. Qua devo stare attento a non prendere quelli che hanno sfidato. Bene, usciamo definitivamente. Bene, esce Andrea, esce. Questo non l'avevo sfidata, vabbè. Questo l'ho sfidato, quello l'avevo già preso. Possiamo andare. Prendiamo la bici. Proviamo la nostra squadra. Bene, nella prossima parte batteremo, libereremo i tre Pokémon leggendari dei laghi e batteremo definitivamente il Team Galassia. Bene, la parte è finita. Votate, commentate, iscrivetevi. Ci vediamo alla prossima da 2000, Mister Andrea. Ciao!